esistevano vari tipi di manicomi, c'erano le cliniche private, dove ci andavano però un reparto per i benestanti nei manicomi c'era quasi sempre. Funzionava così perché le province pagavano per chi non poteva permettersi, ma sin dal periodo francese, i francesi lo facevano anche più dello Stato Pontificio, andavano a guardare gli introiti delle famiglie. Se qualcuno era in grado di mantenere anche in minima parte un ricoverato in manicomio, i soldi li chiedevano. Molto spesso, per riferirmi a Mezzadri, i padroni dei fondi facevano da garante al Mezzadro se aveva un familiare in manicomio. Perché il Mezzadro non rientrava nella categoria di miserabili, diceva, ah, sette vacche, vende una. Cioè, facevi un attimo a finire in miseria se avevi un manicomio, se lo dovevi pagare per conto tuo, perché non era una roba che si risolveva in due mesi. Lì c'erano delle scadenze da pagare e se questo ci dava 10 anni là dentro, come facevi? Però ci sono delle lettere di padroni di fondi, terrieri, che garantiscono per il Mezzadro, dicono ci faccio fronte io, se non ce la fa lui ci faccio fronte io. Dopodiché magari in qualche modo li facevano rientrare nelle categorie di quelli non a pagamento, però c'era. E all'interno del manicomio, vorrei dire la distinzione di classe, una è questa, adesso non so se si vede. Ecco, se ci fate caso, avete il vescovo, qui, il sindaco, i carabinieri e dietro i matti. Ma i matti erano più davanti o dietro? L'altra cosa è, parlato del prima dell'ergoterapia come metodo di lavoro, perché si diceva, cioè, il lavoro, l'idea ufficiale era questa, il lavoro permette di stancarsi e permette di riabituarsi a fare le cose, gli stessi orari, eccetera. E quindi la mente si pian piano si riorganizza. Quando si trattava di ricchi c'era un problema, perché i ricchi non lavoravano. Allora, sai cos'è ma fai? La ginnastica. Perché la ginnastica è la fatica dei ricchi. Quindi, dal dì uno se avesse voluto avrebbe già messo in crisi tutto quanto, perché allora, un contadino lo fai lavorare, che fa il contadino, prende il suo carro, lo fa un po' dall'altro e va a fare ginnastica, andavano a cavallo, roba qua. Cioè, però c'erano dei reparti per i ricchi, erano completamente staccati, cioè avevano un'abitazione per conto suo, quasi come una casa, personale preciso, c'erano queste cose. Non, adesso vi faccio vedere. Prima non l'ho detto, l'accetto così. Ho fatto veramente tante cose, cerco una panoramica dell'ospedale. Ecco, no, questo no. Questo comunque adesso quando guarderete le foto, qui ci sono le feste, si facevano le feste in manicomio, qui li vedete. Cioè, qui ci sono i borghesi che vanno a vedere i mazzi. Cioè, ma lo trovate anche nei romanzi ottocenteschi, quelli che vanno a vedere, no, il negro, l'animale, Den of the Man, no, come si dice? Persone strane. Sì, c'è un altro blocco della pagina 100. Nel frattempo, facciamo una volta, c'è Riva che vuole fare una domanda, chi vuole fare? Ah, ecco, allora facciamo parlare prima Riva. Io sono ingegnere e sono in pensione da 4 anni, sto studiando storia della filosofia e storia dell'arte, e la lezione io la chiamerei lezione perché è un momento di riflessione, mi fa scaturire che in fondo quello che è successo nell'Ottocento noi lo stiamo vivendo in un modo diverso nel Novecento. Certo. C'è stato Nietzsche
filosofo, 1844-1900, che è morto in manicomio, matto. Forse non è andato a Imola perché era tedesco, allora è morto in un altro manicomio. Però mi sembra che, e la domanda è questa, che dobbiamo, noi siamo conseguenza della civiltà della tecnica, che i filosofi lo fanno partire dal 1789, anno della Rivoluzione francese, perché al centro del pensiero dell'uomo non c'è più la ragione come nell'illuminismo, ma c'è la tecnica. E noi oggi siamo schiavi di questa tecnica qui, il tempo, i budget, gli oggetti. I target, io sono stato dirigente 16 anni in azienda. Facebook. Il problema più difficile, io ero pagato per risolvere i problemi. Sapete qual è stato il problema più difficile? Far lavorare uno quando non ne aveva voglia. Era questo. E cercavamo di usare delle altre tecniche. E mi è piaciuto quando ha detto, uno tornava a casa se voleva lavorare, se voleva dimostrare di lavorare, perché dava una motivazione. Perché ha tirato fuori Nietzsche? Perché Nietzsche è molto odiato e molto amato e aveva previsto già alla fine dell'Ottocento questo nichilismo, che il nichilismo è non dare scopo alla propria vita, non avere uno scopo per la propria vita. Allora io penso che la validità di questi incontri sia proprio questo qui, di scoprire se stessi per dare una maggior motivazione alla nostra vita. Ma non basta, trovare anche dei momenti di aggregazione, dei momenti di condivisione. Vi ricordate voi quando una volta i nostri vecchi ci dicevano, guarda la Tonino Facciani perché hanno esperto di dialetto romagnolo, quando i nostri vecchi dicevano ustasevo a me quando andavo a pezzi. Perché? Perché c'era più solidarietà. Allora io dico grazie perché ci ha dato questo momento, secondo me, di riflessione, proprio per condividere questi momenti. E chiudo in una chiave moderna che io negli anni 90 mi sono trovato per lavoro a Pechino e in inglese maccheronico un cinese mi disse, se due persone si incontrano e si scambiano un soldo, ognuno va a casa con un soldo, ma se si scambiano un'idea, ognuno va a casa con due idee. Una domanda di lavoro per quelli che lavoravano, erano le colonie agricole, il medico faceva la visita alla mattina, prima dell'unificazione le faceva anche più volte al giorno, io l'ho vista fino a 3 volte al giorno, però aveva 80-100 persone. E cosa controllava? Controllava se aveva dormito, se era andato in, di corpo, aveva mangiato, quanto sangue gli avevano cavato, come parlava, come si comportava. Cioè, la cartella clinica non è solo il resoconto, il riassunto della giornata di un malato. Per un certo periodo, grosso modo fino agli anni 70, le cartelle cliniche sono grosse, cioè le notazioni sono molte, perché gli psichiatri cercano di imbrigliare la follia in una nosologia leggibile, cioè che sia affidabile, diciamo così. La cosa non gli riesce quasi mai, perché molte forme di follia scivolano e si trasformano in un'altra. Per esempio, un furioso si può calmare e diventare un depresso, tanto per dire. O un malinconico si può, tanto è vero che parlavano di contagio della follia. Ci arrivo a rispondere. Parlavano di contagio delle forme di follia. Prima, dimenticate di dire, volevo far vedere, se voi ci fate caso, adesso non so, lei è stato un manicomio, però era un bambino, ma quando entrate avete davanti l'aspetto più gradevole della struttura.
perché quella era la zona dove si riceveva e c'era la camera dove i cristiani incontravano il parlatorio, eccetera. Vabbè. Man mano che si scende, che ci si inoltra lungo quei viali, lungo quegli enormi giardini, più si va in fondo, più ci sono i casi disperati, che restano esclusi dallo sguardo del visitatore. Il visitatore non li vede. Non vede, li chiamavano i sudici, i sucidi, invece erano i sudici, quelli che si imbrattavano, si sporcavano, urinavano addosso, quindi li mettevano in fondo. Cioè, il manicomio è strutturato esattamente in questo modo, cioè a scomparti, e la giornata era divisa in scomparti. Le donne facevano le camicie di forza, per esempio, paradosso, cioè uno che si fa da solo lo strumento che poi viene adoperato contro, no? Lavoravano la paglia, lavoravano la canapa, facevano i cestini, facevano il fuoco, queste cose qua. E gli infermieri, per esempio, il turno di notte viene introdotto solo a Imola solo nel 1890. Prima li chiudevano e poi ci si pensava mattina dopo. Però il direttore abitava in pianta stabile, almeno a Imola, dentro il manicomio. C'è una discussione tra chi diceva ma è opportuno che un direttore stia dentro il manicomio oppure no. Uno dei motivi per cui non si costruivano manicomi troppo lontani dalla città era proprio dovuto al fatto che si aveva paura che i direttori più prestigiosi, più capaci, rifiutassero di andare a stare tutta la settimana là in un posto sparso in mezzo alla campagna, e persone di prestigio, loro preferivano accettare un posto in un ospedale cittadino, un altro zona dove si spostavano. Però il direttore, oltre allo stipendio, aveva diritto all'appartamento che, come ho detto prima, aveva addirittura 4 entrate, 4 uscite per andare dappertutto, e stava lì. Altri medici stavano lì, però per esempio gli infermieri il turno lo facevano solo dal 1890, il turno di notte. Per il resto la giornata era quella, insomma, li facevano lavorare, poi avevano un paio d'ore di riposo nel pomeriggio, riprendevano a lavorare, e la sera, mi sembra le 5:30, trovate la tabella, comunque dopo cena, chiusa lì. Ogni tanto li portavano fuori, ogni tanto facevano qualche festa, finiva lì. Prima lei all'inizio ha detto che le donne erano anche più controllate degli uomini, ci può ampliare un pochino questo discorso sulla discriminazione nel manicomio? In questo preciso momento, adesso storico, proprio in questi mesi qui o anni qui, cioè, le donne se la passano male, noi maschi vi facciamo fuori a un ritmo impressionante, quindi non si può dire che sia un bel momento per essere donna. Però l'Ottocento è stato un secolo molto duro per le donne. Le questioni sono tante, però è abbastanza semplice. Napoleone era uno che voleva conquistare il mondo, per conquistare il mondo hai bisogno di soldati. Per avere bisogno di soldati hai bisogno di gente che faccia dei figli. È più facile controllare delle famiglie piuttosto che dei soggetti singoli. Quindi le donne devono fare dei figli e stare in casa. Questo era il concetto. E quindi, bene o male, adesso io l'ho ristretta molto, però sì, grosso modo era questo. Volevo chiedere, alla signora. E quindi si vedono casi di donne che vengono chiuse preventivamente, di cui si sospetta che diano scandalo anche se non l'hanno ancora dato, e le mettono dentro. Perché c'è il pericolo che poi dopo questi giovinastri che girano per il paese se ne approfittino qua. Non ho ancora fatto niente. Non è ancora successo niente. Però ho documentato il caso di una che probabilmente non è molto a posto. Cerca marito, ci vorrebbe sposare chiunque. E vedi, lo stanno cadendo. Cioè, le donne fanno presto a finire dentro. Sia perché
solo avevano il lavoro di casa, ma spesso lavoravano, quindi erano proprio sfinite tante volte. Sì. E quindi si devono prima magari, sia per ragioni di ancora prima di ordine pubblico, di pudore, di morale. Di morale. Io volevo dire, dalle letture e considerazioni che tu hai fatto, cosa ritieni? Che il fatto che la legge Basaglia abbia chiuso, abbia, si sia deciso per la chiusura di questi manicomi sia un bene? Assolutamente sì. Cioè, è quello. Allora, è giusto che siano stati chiusi anticipo, e aperte delle case di accoglienza. Anticipo il prossimo libro. Il problema è questo. Questi luoghi, così come erano, non solo non guariva nessuno, ma erano luoghi di una sofferenza terribile, terrifica. Io le faccio questo esempio. Quando ho cominciato a guardare questi documenti, la biblioteca era stata messa in degli scatoloni in quella che era la lavanderia. Era stata la lavanderia. Quindi non era neanche un reparto proprio, ci andavano i convalescenti, ci andavano quelli che poi sarebbero andati a casa, ci andavano quelli che stavano abbastanza bene. Insomma, mi danno le chiavi perché avevo andato là con la lettera di presentazione, vabbè, mi danno le chiavi, comincio ad andarci e mi c'è voluto una settimana capire perché io alle 4, 4 e mezzo me ne andavo, in pieno luglio, quindi avrei potuto star là dentro ancora almeno un paio d'ore. Però verso le 4 cominciavo a nervosirmi, non ci stavo più, giravo su e giù. L'ho capito il giorno in cui avevo bisogno di una scala per arrivare a prendere un volume, perché non ci arrivavo, e ci sono andato con mio babbo. Io rovistando là dentro, che aprivo tutto quanto, ero là da solo, avevo trovato un cervello in formalina. Che era un cervello come fanno le pesche sciroppate, no? E allora ero andato con mio padre capomastro muratore, arrampicarsi a 15 metri, fare il ponteggio, non ha paura, niente. Dico dai, vieni babbo, ti faccio vedere, c'è un cervello in formalina, vieni a vedere. Non mi parla, non mi risponde, e era uscito. E si era imbestialito. Come fai a venire qua dentro, stare qua dentro, lavorare tutti i giorni qui, tanto dovrebbero pagare le 4 volte. Ho capito che era il luogo che ti nervosiva in quel modo. Capito che siccome quel parco lì adesso no perché ci stanno lavorando, ma all'epoca è aperto alla cittadinanza, ci può andare chiunque, ci portavano i bambini del CRE. Venne, quando videro la porta aperta si infilarono immediatamente a curiosare. E arrivò trafelata la maestra, mi scusi, guardi signora, tempo 10 minuti, escono tutti, escono da soli, non ha neanche bisogno di chiamare, escono da soli. E dopo un po', uno comincia a dire, io vado fuori, ah, vengo anch'io, 10 minuti sei svuotato, perché non ci stai, cioè, quindi quel posto lì, se a distanza di 150 anni ti emana una roba del genere, viverci, per rispondere alla sua domanda, cosa ricaviamo? Che una persona guarisce in un porto così? La questione è di come è stata recepita e attuata la legge Basaglia. Questo è il punto. Quello è il punto. Questo è il punto. Cioè, che tra l'altro poi dire legge Basaglia è una semplificazione perché in Italia si è giunti alla chiusura dei manicomi con percorsi diversi, cioè Gorizia ha avuto un percorso, Perugia ne ha avuto un altro, Reggio Emilia ne ha avuto un altro ancora, ci sono realtà, Imola ne ha avuto un altro ancora, ci sono realtà diverse e la legge Basaglia è stato un compromesso, tra l'altro dettato dall'urgenza, perché è stata l'unica legge in Italia che è stata approvata in 20 giorni la legge Basaglia, ma perché capitò nel mezzo del rapimento Moro. E capitando nel mezzo del rapimento Moro e avendo un partito politico annunciato che avrebbe promosso un referendum per impedire l'attuazione della legge Basaglia, l'approvarono con una procedura d'urgenza in 20 giorni.
e quindi ci misero dentro, insomma, fu un compromesso e tutti dissero vabbè, ci accontentiamo, va così. È come, stato, come, come spesso succede in Italia, cioè, la storia serve a questo, la storia serve a vedere quali sono i nervi scoperti di un paese. È questo che ti fa vedere la storia. Io ritengo che sia non tanto perché è il mio libro, ma andare a guardare come è stato affrontato il problema della salute e della dignità della persona, della dignità che può avere una persona ricoverata in un ospedale o che soffre di una malattia di cui non ha nessuna colpa, ammesso che ce l'abbia questa malattia, e come viene trattato, sono questioni che ci riguardano oggi, noi. E come noi abbiamo il modo di vederle, come noi le percepiamo. Noi abbiamo uno stato sociale che è notevolmente imperfetto, però noi siamo maestri di compromessi. Gli italiani sono così, siamo sempre capaci di trovare un tampone in qualche modo, però alla fine tu questo retaggio te lo porti dietro. Oggi una famiglia che ha qualcuno con un problema mentale in casa è sola. È questo il problema di fondo. E oggi, cioè, io parlo di disagio perché sono fondamentalmente, oggi le statistiche dimostrano che il 60% delle persone che hanno dei disagi mentali guariscono spontaneamente, un 30% guarisce con un percorso e il resto fa fatica a guarire, quindi siamo a risultati minimi. Ma dove è stata applicata la legge Basaglia? Nel Goriziano, nel Triestino, che poi sono già due realtà abbastanza diverse. Le ultime statistiche dicono che negli ultimi 8 anni non hanno nemmeno avuto un trattamento sanitario obbligatorio, neanche uno. Ma perché lì sono state attuate delle cose fatte a regola d'arte.